Benvenuti ragazzi su Revolution. Oggi siamo con una nuova recensione, parliamo di questo nuovo prodotto. Stiamo parlando appunto di un prodotto per il nostro appunto mobile, il nostro smartphone, e stiamo parlando di un oggetto che fa diciamo tre cose in uno. Stiamo parlando del Olixar Power Tube 4000 mAh Speaker Stand. Stiamo parlando di un prodotto che fa tre cose in uno, cioè che cosa fa? Come possiamo dire dalle immagini, può farci dare la possibilità di appoggiare lo smartphone, quindi usarlo come supporto. In più lo potremmo utilizzare, leggendo anche qui, come diciamo ricaricatore d'emergenza, perché ha ben 4000 mAh per poter ricaricare diciamo anche due volte un iPhone 6. E in più abbiamo, come abbiamo detto già, la possibilità di utilizzarlo come stand per appoggiarlo, e in più la possibilità di utilizzarlo come speaker. Quindi questo qua è diciamo un tubo anche con una cassa, ci dà la possibilità di poter ascoltare film o musica. Allora ragazzi, come possiamo vedere dietro troviamo alcune scritte, alcune diciamo presentazioni del prodotto. Infatti troviamo qui diciamo quello che fa questo prodotto, e andiamo a vedere insieme. Come già detto, appunto, è una cassa portatile, è un desk stand, quindi possiamo noi prendere il nostro smartphone e appoggiarlo, utilizzarlo appunto come appoggio. E più è un diciamo ricaricatore diciamo d'emergenza in caso che il nostro cellulare è scarico. Poi infatti appunto ci dice che da ben 4000 mAh universale, quindi va bene per tutti i smartphone. Ovviamente dipende da che tipologia di batteria abbiamo nel nostro smartphone, perché tipo se uno ha una batteria di 2000 mAh magari riesce a fare anche due ricariche piene con questo caricatore. Invece magari con cellulare un po' più top, con batterie un po' più grosse, magari riesce a fare solo una ricarica e mezza. Poi ci dice appunto che ha integrato uno speaker per la musica, comunque per i film, per fare quello che vogliamo. Più ha tre LED che ci indica appunto la rimanenza della batteria, e in più ci dice che è appunto compatibile con quasi tutti i device che appunto hanno un 3,5 mm di jack di audio. Appunto troviamo le dimensioni, che sono 135 mm per 28 mm, il peso di appena 145 grammi, la capacità di 4000 mAh, un input di 5 volt e un output di 5 volt sempre ad 1 ampere. Poi ci dice appunto cosa troviamo all'interno del pacco. Ci dice che troviamo ovviamente l'Olixar Power Tube, troviamo la batteria, troviamo dei jack, l'USB, micro USB e cavolate varie. Quindi adesso lo andiamo ad aprire e vi facciamo vedere. Allora, io l'avevo già aperto per poter controllare l'interno. Allora, noi lo apriamo, come vediamo troviamo questa roba, tiriamo fuori i cavetti. Ok, cavetti, più appunto il prodotto che a noi interessa soprattutto. Mettiamo da parte la nostra bella scatolina. Ok, come possiamo vedere ragazzi, è così. E quanto è lungo? Quanto un dito? Quanto una mano? Questo è per farvi capire diciamo le dimensioni del prodotto. Io vabbè, ho una mano anche bella grossa, così ci si presenta il nostro prodotto. Qui davanti vedi, troviamo il nostro speaker, di qua un tappo, qui i fori per i LED che poi andiamo a vedere, e poi vabbè, una scritta con scritto la capacità, input, output, poi la certificazione. E appunto possiamo vedere che qua c'è un tappo, lo possiamo stappare noi, ci sono i jack qui interno, e più c'è l'USB. L'USB appunto ragazzi, vi ho detto, serve per appunto ricaricare il nostro smartphone, per utilizzarlo come ricarica d'emergenza. Andiamo a vedere appunto come utilizzare questo prodotto. Ok ragazzi, adesso andiamo a vedere diciamo il prodotto più nel suo dettaglio. Come abbiamo detto, questo tappo lo possiamo utilizzare anche come appunto appoggio. Come vedete, quando inserite un jack si illumina. Adesso non è proprio carico al massimo, dovrebbe avere uno o due tacche, quindi dovrete vedere solamente questa spia qui accesa blu quando andiamo a mettere lo smartphone. Però adesso vi faccio vedere più o meno come funziona. Lo inseriamo all'interno, andiamo a sbloccarlo. Ok, come vedete si appoggia tranquillamente, neanche si vede praticamente.
Sì, non si vede neanche praticamente, quindi ci tiene il nostro cellulare bello saldo, bello, e intanto è anche collegato appunto con, grazie al tappo che fa da doppio jack, oppure possiamo utilizzare, ragazzi, questo jack che ci fornisce lui, la prolunghi, ma magari se lo dobbiamo tenere in tasca, ovviamente così non va bene, allora utilizziamo la prolunga jack che ci hanno dato nella confezione. Quindi andiamo a provare un po' di musica. Fa anche da, come vi ho detto, anche da ricaricatore smartphone. Quindi noi cosa andiamo a prendere? Andiamo a prendere il cavetto del nostro cellulare, che in questo caso noi abbiamo quello dell'Apple. Ok, noi lo andiamo a inserire, ragazzi, all'interno, anche così appoggiato, ragazzi. Non dobbiamo scollegare proprio niente. E in più possiamo appunto andare a ricaricare il nostro dispositivo mentre magari stiamo ascoltando la musica. Quindi noi lo colleghiamo. Come vedete vibra perché appunto rileva la batteria. Come vedete qua, ragazzi, risulta appunto che si sta caricando il nostro smartphone e non c'è nessun tipo di problema. Quindi, come vedete, appunto, in questo caso noi possiamo appunto ascoltare la musica senza scaricare lo smartphone, oppure giocare o vederci un film, tutto quello che vogliamo. Quindi, ragazzi, vi lascio il link in descrizione del prodotto per poterlo andare a acquistare sul sito e in più vi lascio il link del nostro sito con la recensione scritta. Quindi, se volete vedere altre immagini, altre pro contro, appunto, che magari non ho detto nel video, tutto il resto lo trovate anche sopra il sito. Quindi con questo è tutto, ragazzi. Ciao ciao.